La ricerca di fornitori seri, fornitori onesti, fornitori affidabili quando si realizza un negozio online, un e-commerce, è un fattore critico. Nei precedenti video abbiamo visto come si può utilizzare per esempio il marketplace Alibaba per trovare dei fornitori in Cina, dei fornitori con i quali stringere degli accordi per poter importare della merce oppure poter personalizzare determinati prodotti o ottenere la fabbricazione e la produzione di determinati altri prodotti. Oltre a Alibaba, che è il marketplace sicuramente più noto a livello mondiale, c'è anche un altro marketplace sempre facente parte dello stesso gruppo dell'Alibaba Group, è AliExpress. In questo video quindi vediamo in dettaglio quali sono le differenze tra il marketplace Alibaba e il marketplace AliExpress. Innanzitutto Alibaba è il portale principale del gruppo, è quello che conta il maggior numero di clienti, il maggior numero di transazioni ed è un portale principalmente business to business, quindi rivolto principalmente ad altri venditori, ad altri importatori, comunque ad altre partite IVA. Infatti all'interno del marketplace Alibaba troviamo principalmente dei produttori, delle fabbriche oppure anche dei rivenditori sia cinesi, la maggior parte sicuramente cinesi, ma anche provenienti da altri stati che vendono ad altri importatori provenienti da tutto il mondo. Invece AliExpress è un marketplace sia business to business che business to consumer, quindi è rivolto anche ai clienti finali, è rivolto anche all'utenza finale e infatti non è commercio all'ingrosso come è per esempio Alibaba, ma è anche commercio al dettaglio, quindi vendita diretta ai clienti finali anche per quantità estremamente ridotte. Questa è un'altra delle differenze principali tra Alibaba e AliExpress. Alibaba è principalmente rivolto come commercio all'ingrosso per altri rivenditori che hanno delle quantità, dei minimo ordinabile molto elevato. Invece AliExpress è rivolto anche ai clienti finali, infatti le quantità minime necessarie per poter fare un ordine all'interno del marketplace AliExpress sono piuttosto ridotte, quindi si parla di pezzi per esempio da 1 a 10 pezzi. Invece all'interno del marketplace Alibaba è necessario magari ordinare centinaia se non migliaia di pezzi. Oltre sicuramente alla differenza del modello di business utilizzato dai due marketplace, quindi come abbiamo detto principalmente commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio, e la differenza sulle quantità minime ordinabili, quindi con quantità più alte su Alibaba invece quantità estremamente basse su AliExpress, ci sono altre differenze sostanziali. Una di queste è sicuramente il listino prezzi e i prezzi disponibili. All'interno di Alibaba vediamo dei prezzi che sono indicativi, perché bisogna contattare direttamente il fornitore e trattare con il fornitore su quanto chiedere come ordine, su qual è la modalità di pagamento, su come interfacciarsi magari sulla personalizzazione piuttosto che sulla produzione e sulla spedizione. Invece all'interno di AliExpress è un vero e proprio e-commerce dove si può comprare direttamente, quindi comprare online anche per quantità ridotte come abbiamo detto, e i listini e i prezzi sono disponibili direttamente online e sono dei prezzi definitivi che quindi chiunque può acquistare quel determinato prodotto a quel prezzo. Un'altra differenza molto importante tra i due marketplace è sicuramente la spedizione o comunque tutta la parte di gestione logistica. Nel caso di Alibaba dobbiamo interfacciarsi, come abbiamo detto, direttamente con il fornitore per poter trattare le modalità di pagamento, ma anche le modalità di spedizione. E in quel caso i prodotti non saranno disponibili immediatamente a magazzino perché sarà necessario produrli. Infatti la maggior parte dei fornitori su Alibaba producono su ordinazione, quindi ci saranno dei tempi di produzione più dei tempi di spedizione e il tutto di solito raggiunge anche diversi mesi per poter ottenere quel determinato prodotto di cui hai bisogno. Invece su AliExpress la maggior parte dei prodotti, essendo venduti da dei commercianti, dei rivenditori, quindi non più magari dei produttori o delle fabbriche, in quel caso la maggior parte dei prodotti, essendo anche per quantità ridotte, sono disponibili a magazzino, quindi si possono comprare direttamente e ottenere anche con una spedizione celere, magari con Corriere Espresso, nel giro di una settimana. Un'altra distinzione molto importante è sicuramente la possibilità di ottenere dei prodotti personalizzati. Su Alibaba noi ci interfacciamo direttamente con i produttori e direttamente con le fabbriche che producono quel determinato prodotto che ci interessa.
diversa e possiamo ottenere delle personalizzazioni, quindi ottenere magari il nostro brand sopra il marchio oppure ottenere delle modifiche su quel determinato prodotto. Invece nel caso di AliExpress questo non è possibile perché è un e-commerce dedicato principalmente al commercio al dettaglio e la maggior parte dei venditori sono dei rivenditori, non sono delle fabbriche, non sono dei produttori e quindi non effettuano personalizzazioni o modifiche sul prodotto ma vendono il prodotto così come è stato inserito nella loro vetrina all'interno del marketplace. Un altro aspetto molto importante che devi assolutamente tenere in considerazione è che su Alibaba, magari essendo i produttori e le fabbriche che producono quel determinato prodotto, sarà più semplice ottenere magari le certificazioni su quel prodotto, delle certificazioni o comunque il rispetto delle normative italiane e delle normative europee. Invece non è detto che i prodotti venduti su AliExpress, proprio perché vengono venduti a massa, quindi vengono venduti a chiunque, non è detto che questi prodotti rispettino le normative italiane e le normative europee. Infatti nella maggior parte dei casi non sarai in grado di ottenere dei certificati che appunto dimostrino il rispetto di determinate normative su quella tipologia di merce. Questo è un aspetto molto importante. Infatti importare prodotti dalla Cina non è per tutti, non è un gioco, ma bisogna rispettare determinate normative, bisogna gestire in dettaglio le spedizioni, bisogna saper importare la merce e gestire i dazi doganali, bisogna sapere appunto qual è la documentazione necessaria e anche gestire il rapporto direttamente con il fornitore nella maniera più efficiente possibile e anche sapere quali sono i fornitori magari più affidabili, i fornitori più seri, perché ci sono molti fornitori soprattutto in Cina su questi marketplace che cercano semplicemente di frodare e cercano semplicemente di ottenere il compenso per poi non inviare la merce. Quindi è molto importante anche essere sicuri sulle modalità di pagamento e gestire nella maniera più intelligente possibile tutto questo rapporto e quindi bisogna essere formati in maniera adeguata. La formazione, come in qualsiasi ambito, quando soprattutto si effettuano delle vendite online e si acquistano ad esempio dei prodotti dalla Cina o si fanno delle importazioni e si realizzano dei prodotti private label, è un aspetto molto importante. Bisogna sapere quindi quali sono le procedure e bisogna sapere anche quali sono le strategie e le metodologie da applicare e utilizzare. Vedremo nei prossimi video altri consigli utili per realizzare i propri prodotti e per vendere online. Ciao! Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per rimanere sempre aggiornato iscriviti al nostro canale e se vuoi interagire con noi clicca sul pulsante che trovi qui sotto per iscriverti al nostro gruppo riservato. Ciao e al prossimo video!